Di nuovo in diretta al termine di una delle regate sicuramente più combattute, quelle del due senza senior maschile. I giovani sono riusciti a battere, possiamo dire, l'esperienza, una bellissima regata combattuta fino in fondo. E allora andiamo a conoscerla da vicino e ce la facciamo raccontare da Francesco Fossi. Com'è stata questa gara? Gara molto difficile perché le onde e il vento non ci hanno sicuramente avvantaggiato. Però siamo contenti perché siamo riusciti a spuntarla su un equipaggio del calibro di Niccolò e Lello, che sono compagni di nazionale, e siamo molto contenti, insomma. Mario è stato molto bravo a tenere l'equilibrio sulle onde, ha fatto vedere la sua esperienza da uomo di mare. Gareggiare con degli atleti che hanno sicuramente fatto tanto nel canottaggio e che tanto possono fare poi i compagni di squadra nella nazionale, com'è confrontarsi con loro? Beh, una grandissima emozione, soprattutto battere due uomini del calibro di Niccolò Mornati. Bellissima gara, ci siamo subito messi a confronto con loro, alla fine l'abbiamo spuntata bene. Mario, tu sei ancora under 23, ci sarai anche al mondiale under 23? Beh, spero di sì. Vi dicono che parteciperò al mondiale, si sarà in quattro di coppia, speriamo bene. L'obiettivo della stagione? La qualificazione olimpica, sicuramente. Ambizioni molto importanti e noi ovviamente da grandi tifosi italiani non potremo che supportarvi da casa. Ragazzi, in bocca al lupo! Crepi. Okay.